Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Fratelli e sorelle, oggi la buona novella vi raggiunge da Ortona, che con il suo mare, con la sua acqua, ci fa pensare immediatamente al battesimo, all'importanza e alla bellezza del battesimo, il battesimo di Gesù e il nostro battesimo. È una sorpresa quella che Gesù ci fa, andando a mettersi in fila insieme ai peccatori davanti a Giovanni Battista, che amministrava un battesimo di penitenza nel fiume Giordano. Ovviamente Gesù non ne aveva alcun bisogno, era il figlio di Dio fatto uomo, ma come ogni papà, come ogni mamma che dà ai figli la testimonianza di una buona azione, di una cosa bella, di una cosa importante da fare, così anche Gesù ha voluto illustrarci quanto il battesimo è importante per noi e quanto esso sia importante fin dalla nostra nascita, fin dalla nostra infanzia. Molti infatti dicono: perché battezzarsi da piccoli? Perché è il dono che Dio ci fa, è l'amore che Dio ci mostra, dicendoci fin da appena nati: tu sei mio figlio, io ti amo, io ti voglio bene, tu mi piaci. Su di te metto il mio like, su di te io provo il mio compiacimento, tu sei la mia gioia, la mia felicità. Abbiamo lasciato solo pochi giorni fa Gesù bambino nelle braccia di Maria e di Giuseppe, mentre i magi lo adoravano, offrendogli loro l'incenso e la mirra. Oggi lo ritroviamo già adulto, che dà inizio alla sua vita pubblica. Dà inizio alla sua vita pubblica in un modo particolare, strano, per qualcuno addirittura scandaloso. Gesù si mette con gli ultimi, con gli scartati, si mette con i poveri, si mette con gli esclusi, con i peccatori. Così inizia la sua vita e così la terminerà, fra due malfattori, fra due ladroni sulla croce, per indicarci che lui non rinnega niente di noi e che è venuto nel mondo proprio per toglierci dal peccato, proprio per darci la sua grazia, la grazia dei figli di Dio. Appena Gesù ricevette il battesimo, i cieli si squarciarono ad indicare che la comunicazione, la comunione fra Dio e noi è ricominciata. Non è più come nei tempi antichi, quando i cieli si erano chiusi e i profeti non parlavano più a nome di Dio. Adesso c'è una nuova creazione, c'è un nuovo inizio. Con Gesù il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ora possiamo ascoltare nuovamente la parola di Dio. Ora possiamo fare esperienza della sua presenza in mezzo a noi. Ora possiamo ricevere i sacramenti e possiamo riconoscerlo nei fratelli, nelle situazioni, in tante circostanze, in tante occasioni che il Signore ci offre, perché noi davvero possiamo vivere da figli amati in cui Lui pone il suo compiacimento. Figlio è la prima parola che si ascolta in questo Vangelo da parte di Dio Padre. Non siamo da soli. Nel cielo c'è un tu, c'è il tu di un padre, c'è una persona che ci aspetta, che ha il cuore pieno di misericordia e di amore, di perdono nei nostri confronti. Ed è bellissimo saperci figli di questo padre. Siamo figli amati, amati da subito, amati senza condizione, amati fino in fondo, amati a prescindere. Non ci ama Dio perché noi siamo buoni, perché noi siamo bravi. Dio ci ama perché Lui
è buono, perché lui è amore. Questo episodio del Vangelo di Gesù, infatti, oltre a dirci chi siamo noi, ci dice anche meglio chi è Dio. Dio è un Padre misericordioso, ricco di amore, che riversa su ciascuno di noi il suo amore. E infine, non siamo figli soltanto, non siamo soltanto figli amati, siamo anche figli amati in cui Dio pone il suo compiacimento. Noi siamo la gioia di Dio. Dio è felice perché noi ci siamo, come i genitori sono felici perché ci sono i figli, come i genitori hanno il cuore colmo di gioia per la presenza dei loro figli. E noi siamo la gioia di Dio anche quando ci allontaniamo, anche quando lo tradiamo, anche quando non facciamo la sua volontà. Certo, egli attraverso Gesù ci presenta la strada sulla quale desidera che noi camminiamo, ci presenta la strada della vita, la strada della salvezza. E oggi attraverso la seconda lettura di San Giovanni ci ricorda che i suoi comandamenti non sono gravosi per noi, perché sono appunto i comandamenti dell'amore, ma egli ci ama a prescindere. Noi siamo la sua gioia senza alcuna condizione. Accogliamo perciò questo Dio così buono, questo Dio che ci è padre, accogliamo la nostra identità di figli, sentiamoci amati sempre e comunque e viviamo per essere in ogni istante la gioia di Dio, anche quando non lo comprendiamo fino in fondo, perché i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, perché le sue strade non sono le nostre strade. Accogliamo questo Dio perché i frutti possano essere portati dalla nostra vita, in quanto come la pioggia e la neve non scendono dal cielo e non ritornano al cielo senza effetto, così sia per ciascuno di noi della parola del Signore, dell'Eucarestia, della grazia che Egli riversa sulla nostra vita.